Avete presente quel pane briochato? Qui ci si può mangiare tutto, dalla merenda alla colazione, e ci si mette dentro le confetture e poi magari un prosciuttino con un po' di formaggino. Io l'ho fatto! Se volete vedere la ricetta, guardate il video e ve lo consiglio veramente. Adesso vi faccio vedere. Eccoli qua. Potete dare la forma che volete. Praticamente questo impasto si può mettere anche dentro uno stampo da plum cake. Comunque vi faccio vedere nel video come fare queste belle ghirlandine che col Natale ovviamente sono di moda. Sono di moda e vi faccio vedere un po' come soffice, molto molto soffice. Guardate. Ecco qua. Sentite sgranocchiare perché il mio Ain ha fame in questo momento, sta mangiando i croccantini. Guardate, oh, è una meraviglia. Buono, buono, buono. Ovvio, potete calare un po' il lievito, la lievitazione sarà più lunga. Una lievitazione in frigo che vada dalla sera alla mattina, si fa velocemente. Le dosi che ho messo io ho usato il lievito secco madre, potete usare anche il lievito fresco. Avete a fare, io lo faccio da tanto tempo. Adesso vi lascio alla ricetta: 100 ml di acqua tiepida, 185 ml di latte tiepido intero, possibilmente. Aggiungiamo 60 g di lievito madre secco oppure 20 g di quello fresco. Comunque vanno mescolati ambedue molto bene nei liquidi. Aggiungo 2 albumi, tengo da parte il tuorlo, 30 g di olio di girasole, 2 cucchiai di zucchero e un cucchiaino di sale. Vado a lavorare l'impasto con 500 g di farina 00. La farina l'aggiungerò in tre tempi differenti. Ora potrebbe capitare che ci vada anche 50 g di farina in più. Vedete voi come vi assorbirà. Non è assolutamente un problema. Man mano spolverate e lavorate. Potete usare tranquillamente una planetaria. Ecco, quando non ho ancora finito di fare l'impasto, aggiungo un cucchiaio di burro a pomata e vado a finire di lavorarlo. Ci vorrà in tutto 8-10 minuti di lavorazione. Ora faccio riposare il mio impasto almeno 2 ore o comunque fino al raddoppio. Quando è pronto, non lo lavoro, ma cerco di creare una specie di filone, un grande filone dove dovrò ricavare 9 pezzi di impasto. Con questi 9 pezzetti vado a fare dei serpentelli da 3 e con questi creerò le mie treccine. Unite bene bene i lati della pasta, sia in cima che in fondo, se no vi si aprono in cottura, anche quando chiudete. In questo modo schiacciate un po'. Riposo 1 ora coperto. 180 gradi scaldiamo il nostro forno statico e spennelliamo con un tuorlo e un pochino di latte le nostre treccine. Ci vorranno 15 minuti di cottura a 180 gradi e ci vorranno 40 minuti a 160 gradi.